noi abbiamo il sistema AX uguale B. Questa volta A è una matrice R, N per N. Determinante di A è diverso da 0. Allora sappiamo che questo sistema ha un'unica soluzione, x uguale a meno 1b. Qua scrivo formula Cramer. Allora, qual è la questione? La questione è come si trova la x con y. Allora, vi ricordo che x è uguale a x1 xn, allora c'è una formula che è in grado di darci direttamente il valore di x con y. Allora, questa qui è uguale al determinante di una, della matrice che ha come colonne A1, A i-1, poi al posto della colonna, al posto iesimo c'è la colonna B, A i-1, poi c'è la colonna A i+1, poi c'è la colonna con N, fratto il determinante di A. Questa è la formula di Cramer. Ok? Questo perché? Allora, ricordiamoci che noi abbiamo x1 a1 più x2 a2 più xn an, questo è b. Adesso poi faremo degli esempi. Allora, fino adesso non c'è, diciamo, l'affermazione di Cramer è questa: sia che x con y è dato da, sia questa formula, e questo vale per ogni compreso tra 1 e n. Questa è la formula di Cramer. Ok. Allora, fino adesso non c'è nessuna contraddizione, perché se vi ricordate, il determinante di A è diverso da 0, quindi io posso dividere il determinante di A, tanto è diverso da 0. Chiaro? Poi so che la soluzione è unica, già lo so che è questa, quindi devo semplicemente dimostrare che x con y va bene. Ok? Allora, io che cosa so? So che quando io vado a fare B è questa combinazione lineare qua. Quindi, quando vado a fare il determinante di questa matrice qua, questo determinante che sta scritto sopra, chi è il determinante? Lo scrivo qua sotto così si vede meglio. Il determinante di A1, A2, AI-1, B, ma al posto di B posso sostituire l'espressione che c'è? E allora qua posso fare somma per i che va da 1 ad n di chiamiamola j che va da 1 a n di xj a j. Poi ci devo mettere AI+1, virgola, fino ad arrivare alla n. Questo è il determinante che sto facendo al numeratore. Ma il determinante, abbiamo detto, è una funzione lineare sia delle righe che delle
colonne. Allora questo qui che cosa è? Non è altro che la somma per j che va da 1 fino a n di xj per il determinante di a1, a2, ai-1, aj, ai più 1, i più 1, fino ad arrivare ad an. Cosa ho fatto? Ho semplicemente portato la combinazione lineare fuori. Però attenzione, che cosa succede a questa matrice qua? Queste sono tutte colonne. La colonna 1 è come era prima, la colonna 2 è come era prima, la colonna i-1 è quella di prima, al posto della colonna i ci sta la colonna j. Allora che succede? Ci sono due possibilità: o j è diverso da i, e allora questa matrice qua avrà due colonne uguali. Per esempio, se qua ci sta, se j è uguale a 2, ci sarà a2 sta qua, a2 sta qua. E quando una matrice ha due colonne uguali, il determinante quanto fa? Oppure j è uguale a i, cioè quando j è uguale a i, chi ci va qua? Esattamente la colonna che ci deve andare. Per ottenere che cosa? Per ottenere la matrice A. Quindi di tutta questa somma, tutti questi determinanti fanno 0 tranne 1. Qual è quello che non fa 0? Quando j è uguale a i. Quindi qua che cosa mi rimane? Mi viene x con i, ma quando j è uguale a i qua mi viene la matrice A per il determinante di A. Ma questo era il numeratore, divido per il determinante di A, ottengo x con i. È chiaro? Fine della dimostrazione. Questa è l'unica formula che ci serviva in più rispetto a quella che avevamo fatto già. Adesso possiamo fare vari esercizi. Nella prima ora facciamo esercizi un po', diciamo, i primi 40 minuti facciamo un po' di esercizi vari, poi nella seconda ora facciamo un esercizio più mirato che sarà quello del tipo che avrei dato. Ok, cominciamo per esempio prendiamo x più 2y più z meno t uguale 1, poi 2x meno y più z più t uguale 1. Poi prendiamo x meno 3y più 2t uguale 0. Allora, questo sistema quante equazioni ha? 3. Quante incognite ha? 4. Quindi la nostra matrice A è una matrice 3x4. Come fa? 1, 2, 1, meno 1, poi 2, meno 1, 1, meno 1, poi 1, meno 3, 0, 2. Come si fa il rango di A? Allora, queste non sono multiple tra di loro, quindi come minimo è più grande di 2. Per vedere, quindi il rango di A può essere solo o 2 o 3. Per vedere se è 2 o è 3 cosa devo fare? Devo provare a prendere la terza riga, quindi
la scrivo per colonna per comodità, 1 meno 3, 0, 2, e la provo a scrivere come lambda 1, 2, 1, meno 1, più mu 2, meno 1, 1, meno 1. Quindi, per esempio, io vado a scrivere 2 lambda meno mu uguale meno 3 e poi vado a scrivere lambda più mu uguale 0. Uso la seconda e la terza equazione. Basta che ne uso due indipendenti. Due indipendenti ci stanno sicuramente perché le due righe erano indipendenti. Allora, vedete che questa equazione qua, per esempio, mi dice che mu è uguale a meno lambda, e poi sommando mi dice che lambda è uguale a meno 1 e mu è uguale a 1. Perché se io sommo 3 lambda uguale a meno 3, quindi divido chi è lambda uguale a meno 1, poi da questa ottengo mu uguale a meno lambda, quindi l'opposto di meno 1 fa 1. Ok? Quindi qua ci devo mettere 1 e qua ci devo mettere meno 1. Adesso però devo verificare se funziona, perché io queste cose le ho verificate solo sulla seconda e sulla terza. Intanto verifico sulla seconda e sulla terza posizione, perché se non mi trovo neanche sulla seconda e terza posizione vuol dire che ho sbagliato. Allora, meno 2 meno 1 fa meno 3, meno 1 più 1 fa 0, quindi seconda e terza posizione mi trovo. Adesso andiamo a verificare sulla prima posizione. Meno 1 più 2 fa 1, sull'ultima posizione più 1 meno 1, perché qua ho sbagliato, questa era 1, sbagliato a copiare. Fino a mo' non è influente perché non l'ho usata questa. Più 1 fa 2 e si trova. Quindi sta a posto qua, sta a posto qua. Ok? Quindi che cosa ho scoperto? Ho scoperto che la terza riga non è altro che questa meno questa. Infatti 2 meno 1 fa 1, meno 1 meno 2 fa meno 3, 1 meno 1 fa 0, 1 meno meno 1 fa 2. Adesso cosa devo fare? Chi è la matrice AB? È semplicemente la stessa matrice alla quale devo aggiungere 1, 1, 0. Cosa devo fare rispetto a prima? Un'unica verifica, cioè devo verificare che sulla matrice A la terza riga era la differenza delle prime due. Devo fare la stessa cosa, cioè devo vedere che 1 meno 1 fa 0. Effettivamente fa 0. Quindi la terza riga di A della matrice completa è uguale alla differenza delle prime due. Quindi questo rango è uguale a 2, che è uguale al rango della matrice completa. Allora, questo che vuol dire? Per Usce e Capelli vuol dire che il sistema è compatibile e lo spazio delle soluzioni sarà uno spazio affine di dimensione 2. Perché 2? Perché le variabili sono, le incognite sono 4, il rango è 2, 4 meno 2 fa 2. Allora, come si fa? Cioè, praticamente che vuol dire? Vuol dire che questa equazione la potete prendere e buttare a mare, perché è esattamente la differenza delle prime due. Poi, per risolvere le prime due, potete fare col metodo di eliminazione. Per esempio, io posso scrivere x uguale 1 più t meno z meno 2y. Poi sostituisco nella seconda, quindi mi viene 2 più 2t meno 2z meno 4y, poi meno y più z più t uguale 1. Allora, semplifico,
Allora cosa mi viene? 2t più t fa 3t, meno 2z più z fa meno z, meno 5y uguale meno 1. Questa è sempre la seconda, eh? Sarebbe 1 meno 2 meno 1. Allora, quindi ricavando per esempio la z, che è la più facile da ricavare, viene z uguale 3t meno 5y più 1. Ho portato meno z di qua e meno 1 di qua. Adesso cosa devo fare? Devo sostituire questa equazione nella prima. Perché vedete, questa equazione ho eliminato la x, qua ho eliminato pure la z, adesso torno indietro, sostituisco al posto di z e qua elimino la z pure sopra. Quindi qua avrò 1 più t meno z, quindi più 5y meno 3t meno 1, perché era meno z, quindi devo cambiare segno in questo. Poi c'è ancora meno 2y uguale 1 e meno 1 se ne va. Se ho fatto bene i conti mi viene 3y meno 2t. Quindi vedete, x è uguale a 3y meno 2t. Z è uguale 3y meno 5y più 3t più 1. Allora lo riscrivo tutto quando lo scrivo qua, qua sopra. Allora, x uguale, il termine nodo lo metto da parte, 1 più t, scusate, mettiamo prima la y, più y per meno 5 più t per 3. Poi la y sarà il secondo posto. La y ci compare a sinistra? No, ma siccome due parametri sono liberi, che sono la y e la t, è come dire che la y è uguale a 0 più 1 per y più 0 per t. La y è libera. La t? No, poi c'è la z. Z a chi è uguale? Z è uguale a 3y meno 2t. Ma qua il termine noto non c'è, 0. Poi abbiamo 3y meno 2. E poi c'è la t. La t a chi è uguale? A t. Cioè 0 più 0y più 1 per t. Questa è la t. Riassumendo, io posso scrivere il vettore xyzt uguale alla somma di questi vettori qua. Cioè queste due equazioni qua, riscritte in maniera sistemica, mi danno che questo il vettore della soluzione deve essere uguale, per esempio, a 1, 0, 0, 0 più y per questo più t per questo. Allora vediamo se abbiamo fatto bene i conti. Allora questo cosa mi dice? Innanzitutto y e t saranno parametri liberi, il che significa, per descrizione parametrica, che questo spazio è uno spazio di dimensione 2. È vettoriale? No, perché ci sta questo vettore di traslazione che non è nullo e quindi è uno spazio affine. Questo è il vettore di traslazione e questi due sono i vettori che generano lo spazio vettoriale che viene traslato. Ok? È chiaro? Come si fa a verificare di aver fatto bene? Allora, 1, 0, 0, 0 deve essere soluzione del sistema. Allora, se innanzitutto, se lo metto qua funziona, se lo metto qua non funziona, quindi ho sbagliato qualche cosa. Sì, perché che cosa ho sbagliato? Ho sbagliato che ho invertito. Cosa ho invertito? La x, e quando sono andato a riportare, la x era 3y meno 2t. Qua era 3 meno 2 e 0, ed era la z che era uguale a 1 meno 5
più 3. Ho sbagliato a copiare. Vedete come? Se uno fa un errore, va a controllare e esce fuori subito. Era la z, questo era il livello della z, quindi era la z che era uguale a 1 meno 5x più 3y. Invece la x era 0 più 3x o meno 2. Adesso, quindi, il vettore della trazione quindi chi è? 0, 0, 1, 0. Allora andiamo a vedere. 0, 0, 1, 0 fa 1. 0 più 0 più 1 più 0 fa 1. 0 più 0 più 0 fa 0. Quindi come vedete, quella è una soluzione particolare. Questa è quella là che abbiamo chiamato x con 0, cioè la soluzione particolare. Adesso, queste qua cosa devono risolvere? Innanzitutto sono indipendenti? Sì, perché non sono multipli l'uno dell'altro. E già è uno spazio di dimensione 2. Per Roucher e Capelli abbiamo detto che il sistema ha uno spazio a fine di soluzione di dimensione 2. Quindi cosa devo controllare? Devo semplicemente controllare che questa e questa devono risolvere l'omogeneo. Allora, 3 più 2 fa 5, meno 5 meno 0 fa 0. Poi 2 per 3 fa 6, meno 1 fa 5, meno 5 più 0 fa 0. Infine controlliamo pure questa per essere sicuri, ma questa comunque è una connessione lineare delle due, se sono soddisfatte questa è soddisfatta pure questa. 3 meno 3, questo pezzo non c'è, più 0, ok? Il pezzo con la z non c'è, quindi t fa 0. Ok, quindi questa soluzione l'abbiamo verificata. È soluzione dell'omogenea, cioè quando vado a sostituire non mi viene 1, 1, 0, ma mi viene 0, 0, 0. Adesso andiamo a sostituire meno 2, 0, 3, 1. Meno 2 più 0 più 3 meno 1 fa 0. Meno 4 più 0 più 3 più 1 fa 0. Meno 2 più 0 più 2 fa 0. Quindi, come vedete, anche questa è soluzione del sistema omogeneo associato. Allora, quindi, lo spazio delle soluzioni allora, se il nostro sistema lo chiamavamo asterisco, come al solito lo spazio affine delle soluzioni di asterisco è 0, 0, 1, 0 più l'insieme più lambda volte 3, 1, meno 5, 0 più mu volte meno 2, 0, 3, 1 al variare di lambda e mu in R. Queste sono tutte le soluzioni. Allora vedete, se questo è il vettore di traslazione e questo è un piano di dimensione 2 in R4. Non è un iperpiano, perché se fosse un iperpiano sarebbe dimensione 3. È dato da dimensione 2, quindi se vogliamo fare l'ortogonale ci saranno due vettori ortogonali che generano l'ortogonale. Chiaro? Questo è un modo. Uno dice, ma se io non voglio usare Roucher e Capelli, ma voglio usare soltanto il metodo di sostituzione, che cosa succede? Beh, guardate, una volta che io ho ricavato la x e la z qua,
posso sostituire nella terza equazione. Allora, la x era uguale a 3y meno 2t. La y la lasciavo uguale, poi sommavo 2t e quanto gli è? La z non c'è qua dentro. Quanto viene? Viene 0 uguale a 0, cioè viene un'identità. Cioè l'equazione che Ruscelli Capelli ci ha detto che era la riga, che Ruscelli Capelli ci aveva detto che era la combinazione lineare delle altre due, cioè precisamente era la seconda meno la prima, se tu ignori questo fatto e vai semplicemente a sostituire, cosa ti succede? Cioè tu qua elimini la x, qua elimini la y, qua arrivi qua, sostituisci. Vabbè, qua avevamo eliminato la z in realtà, qua elimina x, qua elimina la z, vai a sostituire qua dentro e che cosa ti succede? Che ti si elimina tutto e ti viene un'identità. Quando ti viene un'identità vuol dire che l'equazione era una combinazione lineare delle altre, ok? Perché sparisce. Invece se qua venisse, se qua fosse venuto fuori, mettiamo che qua c'era 1, allora che cosa ti veniva? A sinistra ti veniva 0, a destra ti veniva 1. Allora non veniva un'identità, veniva un assurdo. E allora che vuol dire? Che il sistema non era compatibile. Perché non era compatibile? Perché se qua ci stava 1, mentre fino a qua questa era la differenza delle prime due, quando arrivavo qua non era la differenza delle prime due. E quindi il sistema era assurdo. È chiaro come funziona? Ogni cosa ha una sua controparte logica che funziona molto bene. Ok, quindi diciamo, noi abbiamo scelto di esprimere il nostro, noi avevamo il nostro sistema espresso in forma cartesiana, questo non è altro che un piano di dimensione 2 in R4 espresso in forma cartesiana, questi sono due iperpiani, allora due iperpiani di dimensione 3, perché se ne metto solo uno l'equazione eliminata una sola variabile, l'equazione c'è, quindi 4 meno 1 fa 3, quindi quello, ogni una di quelle equazioni mi dà un iperpiano di dimensione 3, quando le andate a intersecare, questi due iperpiani di dimensione 3 mi determinano un piano di dimensione 2 in R4. Questa qua era inutile prenderla perché questa qua già ci è. Pensate a R3, allora se ho due piani, questi passano per una retta. Se il terzo piano passa per la stessa, contiene la stessa retta, vuol dire che il terzo piano è una combinazione lineare dei primi due. In questo caso, questi due iperpiani di dimensione 3 mi determinano un piano di dimensione 2. Questo iperpiano di dimensione 3 contiene lo stesso piano di dimensione 2, quindi, perché? Perché è una combinazione lineare dei primi due. Quindi questa equazione qua si può buttare. Nel momento in cui buttiamo questa qua, noi abbiamo che il nostro sistema corrisponde all'equazione al sistema che ci dà le equazioni cartesiane di un piano di dimensione 2. Cosa abbiamo fatto nel risolverlo? Abbiamo semplicemente preso questo piano e l'abbiamo passato dimensione 2 in R4, l'abbiamo passato in coordinate parametriche. Le soluzioni non sono altro che le coordinate parametriche dello stesso piano. Cioè questo è un punto che sta sul piano, cioè una soluzione particolare, e questi sono lambda e mu per due vettori che stanno sullo spazio vettoriale che traslatoci dal piano in questione. È chiaro? A me sembra cristallino, però se c'è qualcosa che non è chiaro, alzate la mano e ditelo mo. Ok, vediamo un po' che adesso. Facciamo un altro.
Allora. Allora, faccio prima un sistema molto semplice. Allora, per esempio, prendiamo 3x più lambda y meno z uguale 0. Poi lambda è un parametro, x più y meno lambda z uguale 0. Poi 2x meno lambda y meno 2z uguale 0. Allora, questo sistema in realtà è un sistema algebrico di grado superiore al primo, però, perché le incognite sono 4, x, y, z e lambda. Però lambda, immaginatela fissata, cioè la stiamo trattando come un parametro. Quindi in questo caso il mio sistema, se lambda diventa un numero, non è altro che un sistema lineare. Non solo, è un sistema lineare 3x3 ed è pure omogeneo, perché vedete che i secondi termini nodi sono tutti 0, 0, 0. Un sistema omogeneo è sempre compatibile, perché ci sta sempre almeno la soluzione nulla. Se io metto x uguale y uguale 0 uguale a 0, qua mi viene 0 dappertutto, e quindi il sistema è sempre compatibile. Allora, la soluzione nulla c'è sempre per ogni valore di lambda. Allora, la domanda è: descrivere le soluzioni del sistema asterisco al variare di lambda. Allora, la domanda è molto semplice. Asterisco è sempre il nostro solito sistema. Ok? Bene. Allora, cosa facciamo? Andiamo a fare la matrice dei coefficienti. Chi è la matrice dei coefficienti? Allora, 3 lambda meno 1. Poi 1, 1 meno lambda. 2 meno lambda. 2. Meno 2. Sì, è bene controllare i segni. Ok, andiamo a fare il determinante di A. Uguale 3 che moltiplica meno 2 più lambda 4. Anzi, meno lambda 4. Meno 2 meno 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 fa meno. Poi meno 1, sviluppo secondo la prima colonna, per meno lambda quadro più 1. Meno lambda quadro meno meno 1 fa più 1. Poi più 2, ho sbagliato perché devo fare meno 1, devo cancellare questa riga e questa colonna, quindi fare meno 2 lambda meno lambda meno 2 lambda meno 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 fa meno lambda. Poi più 2, che questo si moltiplica meno lambda quadro più 1, ok? Uguale meno 6 meno 3 lambda quadro più 3 lambda meno 2 lambda 4 più 1. Quindi abbiamo meno 5 lambda 4 più 2 più 2 meno 5 lambda 4 più 3 lambda meno 4? Sì. Meno 4.
Ok. Allora, questo qua che cos'è? Un polinomio, io l'ho fatto apposta, vedete? Non ci ho messo i lambda qua, ho messo dei lambda soltanto sulla seconda e terza colonna. In questo modo, quando sono andato a fare il determinante di lambda, è venuto un polinomio di grado 2. Ok? Allora, che succede a questo polinomio di grado 2? Se ci metto il valore di lambda, questo qua in generale sarà diverso da 0. Tutt'al più si potrebbe annullare da qualche parte. Allora andiamo a fare qual è l'equazione che devo studiare. L'equazione che devo studiare è 5 lambda quadro meno 3 lambda più 4 uguale a 0. Lambda abbiamo detto appartiene a R, che devo uguagliare questo a 0, devo cambiare segno e quindi è. Quindi lambda, il discriminante di questa equazione b quadro viene negativo, perché b quadro fa 9 meno 80 è negativo. Quindi che vuol dire? Che questo qua non ha soluzione. Va bene? Non c'è soluzione. Se non ha soluzione, che vuol dire? Che quel sistema ha sempre e soltanto la soluzione nulla. Perché? Se il determinante non si annulla mai, la matrice per ogni lambda è sempre invertibile. Ma se la matrice è invertibile c'è un'unica soluzione. Una già l'avevamo trovata, perché il sistema omogeneo c'era la soluzione 0, 0, 0. E quindi c'è solo quella soluzione. Non ce ne stanno altri. Ok? Non vedo facce tanto contente. Eppure, funziona. Ok, allora facciamo un caso, voglio modificare leggermente i numeri in maniera tale che se io metto lambda uguale 1, mettiamo che se metto lambda uguale 2, la differenza tra questa e questa allora se metto lambda uguale a 2, qua viene 2y meno y che fa y, 3x meno x fa 2x, qua viene meno z meno meno 2z fa più z. Ho modificato l'ultima, quindi qua mi viene 2, 1, 1. Andiamo a fare il determinante di A. Stavolta non può venire sempre diverso da 0, perché se lambda è uguale a 2 le righe sono dipendenti e quindi viene uguale a 0. Allora andiamo a fare il nostro determinante e vediamo se se ne accorge. Allora, il determinante di A fa 3 per 1 più lambda meno 1 per lambda più 1 più 2 per meno lambda quadro più 1. Quindi quanto fa? Fa meno 2 lambda quadro, poi di lambda ce ne sta 3 meno 1 che fa più 2 lambda. Allora, più 3 più 2 meno 1 fa più 4. Vediamo un po'. Okay. Infatti se lambda è uguale a 2, allora questo qua come lo posso scrivere? Lo posso scrivere lambda quadro meno lambda meno 2 uguale a 0. Cioè, questo qua normalmente è diverso da 0, tranne quando. Proviamo, a noi ci interessa se quando è uguale a 0 e quando è diverso da 0. Quando è uguale a 0, qua dividendo per meno 2, qua viene lambda quadro meno lambda meno 2 uguale a 0. Ma questa qua la posso scrivere come lambda meno 2 e lambda più 1. E questo ci dice, oppure vi fate l'equazione di secondo grado, credo.
lambda quadro, meno 2 lambda più lambda fa meno lambda, meno 2 per meno 1 fa. È chiaro? Quindi questo che cosa ci dice? Che questo se e solo se lambda uguale a meno a più 2 oppure lambda uguale a meno 1. Quindi questi li chiamiamo valori critici del sistema, perché sono quelli che annullano il determinante di A. Però noi sappiamo che in questo caso il determinante di A fa 0, ma il sistema deve essere compatibile perché è omogeneo. Andiamo a scrivere questi due sistemi particolari. Allora, andiamo a fare il caso lambda uguale 2, allora qua viene 3x più 2y meno z uguale 0, poi viene x più y meno 2z uguale 0, e poi viene 2x più y più z uguale 0. Lo vedete se faccio la somma di questi e di questo, qua viene 3x, qua viene 2y e qua viene meno z. Quindi questa equazione, che è la differenza di queste due, la posso togliere. Quindi il sistema non viene più di 3 equazioni ma di 2 equazioni e si risolve. La soluzione cosa sarà? Se qua siamo in un sistema con 3 incognite, quindi la soluzione sarà nell'ordinario spazio di R3, sarà una retta di solo. Non solo, sarà una retta passante per l'origine, perché questa qua passa per 0, 0. Che retta sarà? Sarà x uguale 2z meno y. Andando a sostituire qua mi viene 6z meno 3y più 2y meno z uguale 0, e quindi mi viene meno y, quindi viene y uguale 5z, x uguale meno 3z. Allora proviamo un po'. Meno 9z più 10z meno z uguale a 0, meno 3z più 5z meno 2z uguale a 0. Questa qua, questa retta qua. Poi se la volete completare, z uguale a 0, se volete scrivere coordinate parametriche. Quindi x, y, z uguale z che moltiplica meno 3, 5, 1, a variare di z che è rimasto parametro lì. Vedete, è una retta che passa per l'origine. Ok? Questo se lambda uguale a 2. Andiamo a fare l'altro, quello con lambda lo faccio qua sotto perché tanto questa matrice non mi serve più. Poi faccio questo e poi ci riposiamo. Andiamo a fare quello con lambda uguale a meno 1. Allora, con lambda uguale a meno 1 qua mi viene 3x meno y meno z uguale 0, poi mi viene x più y meno più z uguale 0, e poi mi viene 2x più y più z uguale 0. Adesso fate il doppio di questa, vediamo un po'. Allora io devo scrivere lambda per 2, 1, 1 più mu per 1, 1, 1, questo deve fare 3 meno 1, meno 1. Quindi ottengo che lambda 2 lambda più mu uguale 3, lambda più mu uguale meno 1. Quindi andando a fare la differenza viene lambda uguale 4, mu uguale meno 5. Quindi devo fare il quadruplo di questa meno 5 volte questa. Provate. 8 meno 5 fa 3, 4 meno 5 fa meno 1, 4 meno 5 fa meno 1. Quindi questa qua, la prima equazione, per esempio questa qui, è data dal quadruplo della terza meno 5 volte la seconda. Quindi per
l'ho voluto scrivere così, quindi mi sono tenuto queste due, quindi questa è. Potevo anche scrivere che la terza era una combinazione lineare della prima e della seconda, quindi una delle tre la posso buttare. Ho deciso di buttare questa perché ho fatto vedere che combinazione lineare di queste due. Chiaro? Fino a qui? A questo punto, come devo procedere per trovare le soluzioni? Procedo da qui, per esempio, x uguale meno y meno z, poi qua mi viene meno 2y meno 2z più y più z uguale 0, quindi qua mi viene y più z uguale a 0, diciamo viene meno y meno z uguale a 0, poi cambio segno, quindi viene y uguale meno z, vado a sostituire sopra, quindi viene x uguale 0, quindi qua viene x, y, z uguale 0, z, scusate, che moltiplica 0 meno 1, 1, che è un'altra retta passante per l'origine. Andiamo a vedere, funziona? Certo, perché se metto 0 più 1 meno 1 fa 0, poi 0 meno 1 più 1 fa 0, 0 meno 1 più 1 fa 0. Le equazioni indipendenti sono due, l'insieme delle soluzioni è una retta, è uno spazio vettoriale, non è affine perché il sistema è omogeneo, e questa retta lo scelga per funziona benissimo, va bene? Ok.